Ciao, io sono Chiara e benvenuti sul mio canale. L'idea delle lettere con il punto bubble vi è piaciuta molto, sono molto contenta e quindi oggi vediamo subito come realizzare la lettera B. Per questo progetto userò Crilli e un uncinetto da 4,5. Per prima cosa dovete scaricarvi lo schema che trovate sotto al video nell'info box e vedete qua io ho lasciato il quadratino bianco una maglia bassa e il quadratino pieno invece è un punto bubble. Ho contato i miei quadratini che sono 21, quindi io praticamente dovrò avere 21 maglie basse. Per avere 21 maglie basse devo avviare 22 catenelle. Quindi per prima cosa avviamo 22 catenelle, quindi ricordatevi sempre una in più rispetto alla riga se poi dovete per caso modificare la larghezza della vostra mattonella. Quindi intanto 22 catenelle. Fatte le 22 catenelle, adesso prendiamo il nostro schema. Come vedete, le prime tre righe sono tutte quadratini bianchi, quindi sono tre giri di maglie basse. Nel primo giro io devo ovviamente iniziare a lavorare sulla seconda catenella a partire dall'uncinetto e lavoro quindi una maglia bassa e lavoro quindi in ciascuna catenella una maglia bassa. Alla fine quindi di questa riga avrò 21 maglie basse. Ecco qua la nostra prima riga, 21 maglie basse, riprendiamo il nostro schema che dovete sempre tenere sott'occhio, io ho quindi segno con una X il primo giro, adesso devo andare a fare gli altri due, questi vi lascio fare da solo, vediamo velocemente l'avvio, molto semplice, una catenella, giro il lavoro e lavoro maglia bassa su maglia bassa, quindi manteniamo il numero di 21 maglie basse, quindi questo per altri due giri. Ecco qua, ho fatto i miei tre giri di maglie basse, adesso vedete che iniziano ad esserci quadratini neri, quindi punto bubble. Io in questo caso metto una freccia per segnare il giro con il punto bubble. Conto i quadratini e segno quanti sono, in questo caso 6 bianchi. E poi vedete qua devo alternare il bubble con dei quadratini bianchi, che sono chiaramente la maglia bassa. Mi segno anche gli ultimi che sono 4, quindi io so che devo fare 6 maglie basse, alternare questi bubble e le ultime poi maglie basse. Allora, una catenella giro il lavoro e lavoro intanto le mie prime 6. A questo punto devo fare la mia prima nocciolina, che consiste nel fare 6 maglie alte incomplete, quindi filo sull'uncinetto, chiudo solo le prime due asoline. Ripeto questa operazione, filo sull'uncinetto, entro, chiudo solo le prime due. Vado a fare praticamente in questo caso 6 maglie alte incomplete, quindi ripetendo 6 volte questa operazione avrete alla fine 7 asoline sull'uncinetto. Vi ricordo che c'è la lezione dedicata alla differenza tra il punto puff, bubble o nocciolina e popcorn e vi lascio il link sotto al video nell'info box. Una volta che ho appunto 7 asoline sull'uncinetto, quindi sempre una in più rispetto a quante volte entro, filo sull'uncinetto e chiaramente le chiudo tutte e 7. Spingete leggermente in fuori il vostro bubble o nocciolina e adesso guardando lo schema vedete dobbiamo fare subito la maglia bassa. Quindi faccio la maglia bassa sul punto successivo e quando la faccio tiro leggermente il filo, vedete in questa maniera, e di nuovo vado a fare un bubble, perché avete visto nello schema dobbiamo praticamente avere 6 noccioline o bubble
alternate con la maglia bassa, quindi procedo nella stessa maniera. Naturalmente, se avete scelto di entrare per 6 volte, di fare 6 maglie alte incomplete, continuate chiaramente con questo numero, insomma, perché le loccioline sono belle, insomma, tutte uguali. Quindi mi raccomando, la maglia bassa che fate dopo il bubble, di tirare leggermente il filato per farla proprio fuoriuscire, e continuate quindi così fino ad avere appunto 6 bubble. Fatta anche l'ultima nocciolina, ecco qua le mie 6, e adesso con lo schema in mano, vedete, dobbiamo terminare con 4 maglie basse. E infatti ho 4 maglie basse da lavorare, quindi tutto regolare, tutto a posto. Quindi una, mi raccomando, tirate il filo dopo il bubble, 3 e 4. Ecco qua, la nostra prima riga con i bubble. A questo punto ricordatevi che a ogni riga con le noccioline segue sempre una riga di tutte maglie basse, di quadratini bianchi. Quindi adesso andiamo chiaramente una catenella a giro e lavoro a lavorare maglia su maglia. Mi raccomando, per le principianti, questo è un giro delicato, nel senso che dovete contare e dovete sempre avere 21 maglie basse, quindi attenzione al punto bubble. È per quello che qualcuna di voi mi aveva scritto questa cosa, dice: non fai la catenella dopo il... No, non la faccio, perché potrebbe proprio confondere. Ecco perché vi faccio invece tirare il filo che chiude meglio, insomma. Quindi mi raccomando, contate, dovete sempre avere 21, e in questo modo, insomma, sarete sicure anche di affrontare lo schema in maniera precisa. Ecco qua, terminato anche l'ultimo punto. Andiamo a prepararci per fare l'altra riga di bubble. Come sapete, io metto la freccia quando ho da fare, conto, in questo caso sono 6 maglie basse, bubble, 7 maglie basse, bubble, e concludo con 6 maglie basse. E quindi partiamo sempre al solito modo, ormai l'avete capito, una catenella a giro e lavoro, e lavoro intanto le prime 6 maglie basse. Fatta la sesta, vado a fare il bubble o la nocciolina sul punto successivo, sempre facendo delle 6 maglie alte incomplete, quindi fino ad avere 7 asoline sull'uncinetto, che poi andrò a chiudere tutte insieme. Mi raccomando, spingete leggermente, adesso sulla maglia bassa successiva tirate e vado a farne 7, un totale di 7. Per poi fare ovviamente il mio successivo bubble. A questo punto chiudo tutto insieme e vado a lavorare i miei ultimi 6 punti, ovvero ovviamente le mie 6 maglie basse. A questo punto, ecco qua, vedete, si comincia già a intravedere la nostra B, e come sapete ormai deve seguire sempre un giro di maglie basse. Infatti abbiamo
una riga di quadratini bianchi, quindi sempre una catenella, giro il lavoro, maglia bassa su maglia bassa. Mi raccomando, contate questo giro mentre lo fate, soprattutto se sono moduli così piccoli, e così dovete essere ovviamente certe di avere sempre 21 maglie basse. Ecco qua, vedete, dietro risulterà piatto, invece davanti abbiamo tutta la nostra, le nostre noccioline. Ovviamente dovete continuare con questo metodo, lo rivediamo insieme velocemente. Ora, adesso in questo caso è facile perché quest'altro giro di babola è identico a quello che abbiamo appena fatto, ma lo ripetiamo. Quindi io mi segno le maglie, basse e procedo quindi seguendo questo schema. Come dico sempre in ogni video, questo è il mio metodo di lavoro. Naturalmente poi ognuna si può adattare, l'importante insomma è capire il concetto. Quindi adesso faccio le mie prime 6 maglie basse, poi farò il mio bubble, poi altre 7 maglie basse, bubble, e concluderò con 6 maglie basse. E ovviamente anche dopo questo giro dovete fare il giro di maglie basse, ma avete capito ormai come funziona, quindi continuate da sole, ci vediamo per vedere la B terminata. Ed ecco il risultato terminato. Io ho solo fatto un giro di maglie basse tutto intorno per rifinire un pochino questo modulo e chiaramente ho continuato a lavorare con lo stesso metodo scrivendomi tutto quanto. Vi ricordo che trovate tutti i link utili sotto al video nell'info box e vi ricordo anche di iscrivervi al canale e soprattutto di attivare la campanellina, così avrete subito l'aggiornamento sui nuovi video e dunque anche sulle nuove lettere che saranno pubblicate prossimamente, ovviamente sul mio canale. Io come al solito vi lascio Alencard, sempre tanto love, e vi aspetto al prossimo video. Ciao!